Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?" Disse così per metterlo alla prova. Egli, infatti, sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: "200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo." Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?" Rispose Gesù: "Fateli sedere." C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto." Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: "Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo." Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicocco. La scena del Vangelo di oggi inizia con un dettaglio significativo, che nasconde forse la chiave di lettura migliore di tutto il racconto. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: "Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?" Diceva così per metterlo alla prova. Egli, infatti, sapeva bene quello che stava per fare. Per attualizzare la scena, dovremmo prendere qualche cosa di significativo della nostra vita e lasciarci raggiungere dalla medesima domanda. È come se a un uomo innamorato di una donna che sta a sposare domandasse: "Dove prenderai la forza per esserle fedele per tutta la vita?" O a una donna: "Come farai ad essere davvero una buona madre?" O a una monaca: "Chi ti darà la costanza di passare dalla tua vita nel recinto di una clausura?" E così via, per tutte le possibilità di vita che ci si presentano dinanzi. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo, che in pratica è come se avesse detto: "Non abbiamo quello che ci domandi." Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?" Rispose Gesù: "Fateli sedere." C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. Gesù è colui che mentre ci domanda qualcosa la rende anche possibile. Quando la nostra vita poggia solo sulle nostre forze, allora è una vita che si esaurisce.
Quando invece la nostra vita poggia sulla fiducia in Lui, sulla Sua grazia, sul Suo aiuto, sul Suo esserci, essa allora diventa moltiplicazione di bene, di forza, di aiuto, di consolazione. È Lui il segreto della buona riuscita delle nostre vite.